Oggi parleremo di Nordic Walking o camminata nordica. È una disciplina che si può praticare ovunque, in qualsiasi luogo. Per una corretta tecnica è necessario rivolgersi a degli istruttori competenti ed è per questo che oggi abbiamo qui con noi Alessandra Cazzola. Alessandra, qual è la tecnica per praticare correttamente questa disciplina? C'è una tecnica, come in tutte le attività sportive, che va insegnata con degli istruttori specifici di Nordic Walking e che mi permette proprio di avere un movimento alternato braccia-gambe, un passo lungo, quindi una rullata, un lavoro attivo quindi del piede e un'apertura e chiusura delle mani che mi permette proprio di utilizzare questi bastoncini con una spinta propulsiva in avanti e non solo come un appoggio come in altre attività. Quali sono i benefici? Sicuramente dei benefici fisici, un coinvolgimento muscolare molto ampio con tutta la parte superiore del corpo, quindi una maggiore ossigenazione del sangue, anche una tonificazione di parti del corpo che andiamo a scoprire che magari nella vita quotidiana utilizziamo poco, come la parte dorsale, la parte posteriore del braccio. Il movimento attivo del piede mi permette di avere una completa tonificazione delle gambe in tutta la catena anteriore e posteriore. Poi ho dei benefici psicologici e comunque di attività all'aperto e in gruppo che mi permette quindi di considerarla veramente un'attività adatta a tutti, a tutte le età e particolarmente coinvolgente. Gli effetti e benefici della pratica del Nordic Walking ti permetteranno di raggiungere in breve tempo dei risultati fisici e di allontanare lo stress.